post partita di Lazzarus Palermo, una partita terminata con la vittoria in misura dei gialloblu 1-0, ma una vittoria che nonostante il risultato striminzito dà tanto entusiasmo. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, partita come dicevi tu dal vantaggio striminzito, però comunque sapevamo di affrontare un avversario che ha tanta corsa, era una partita da non sottovalutare. Siamo stati un po' meno fortunati in alcuni frangenti della partita, però alla fine ce l'abbiamo fatta e alla fine nel calcio a volte quello che conta è il risultato. Oggi sei stato tra i migliori in campo, un assist per il gol che ha deciso la partita, altri due o tre palloni invitanti che potevano permettere al Mazzara di raddoppiare e chiudere il discorso. Ecco, cosa è mancato per chiudere la partita oggi? Sì, purtroppo è stata una partita, all'inizio siamo passati subito in vantaggio, quindi diciamo che era in discesa, poi però abbiamo avuto molte occasioni dove siamo andati in porta con Gomez, con Camarà, poi fortunati sì all'inizio a mettere la palla subito dentro, fare l'1-0, però dopo se non le chiudi queste partite diventano difficili, anche loro hanno avuto qualche frangente dove ci hanno messo un po' in difficoltà, però alla fine siamo stati bravi a mantenere il risultato. Stai prendendo sempre di più le chiavi del centrocampo gialloblu, sta crescendo l'intesa con Foll, sta crescendo l'intesa con tutti i compagni, dove può arrivare questo gruppo? Ma quella è proprio la nostra forza, il gruppo, c'è un'intesa con tutti, siamo una famiglia, lottiamo ognuno per il proprio compagno, si fa sempre la corsa in più, se il compagno sbaglia c'è subito l'altro pronto a ripiegare ed è proprio questa la nostra forza. Dove si può arrivare non lo so, purtroppo oggi vinci, domani può essere che non vinci, il calcio è così, però secondo me con questo gruppo e questo entusiasmo e la gente che comunque si sta avvenendo sempre di più allo stadio, possiamo fare grandi cose. In campo ci sono stati anche attimi di nervosismo come il Parapiglia che poi ha lasciato entrambe le squadre in 10 uomini. Cosa è successo? Tu ci puoi raccontare all'interno del gioco? Io purtroppo mi sono allontanato perché ero diffidato oggi e non ho capito bene cosa è successo, ho visto soltanto che su una rimessa laterale nostra è successo un po' di casino, io subito mi sono allontanato perché come ti ho detto ero già diffidato e quindi domenica ci aspetta una partita molto importante e mi sono allontanato subito per non creare altri casini. Ecco, domenica appunto ci sarà una partita importante, la classifica sorride, con quale entusiasmo approccerete anche a questa nuova settimana che vi condurrà alla trasferta di Enna? Sì, sicuramente è una partita difficilissima, penseremo a prepararla tutta la settimana col mister come abbiamo fatto sempre, sappiamo che non è una partita come tutte le altre ma è una partita dura dove loro sono molto bravi, lì davanti soprattutto. Anche a centrocampo sono forti, però se affrontiamo le partite con questa determinazione, fame e aggressività, chi lo sa, magari possiamo andare a fare anche il risultato lì.